Ciao a tutti e benvenuti alle mie video lezioni che utilizzano il testo di Onorio Zaralli, Musica in Jeans. E in particolare parliamo oggi dello step 36, che si trova alla pagina 176. Allora, innanzitutto vediamo di eseguirlo con le mani, come facciamo noi di solito in classe. Siete pronti? È in tre quarti, eh? Pronti? Sol, mi fa, sol, la, sol, mi, la, fa, mi, fa, sol, mi, sol, sol, re, do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, si, do. Bene, la parte della seconda voce è molto più semplice, è un accompagnamento ed è in questo modo. Mi, 2, 3, mi, 2, 3, fa, 2, 3, mi, 2, 3, sol, 2, 3, mi, 2, 3, sol, 2, 3, mi. Ok, eseguiamo con il flauto. Occhio a posizione del mi. Pronti? Ok, vediamo la parte di accompagnamento. Pronti? Ok, lo stesso step si potrà eseguire anche con la tastiera e con la chitarra. Vediamo ora con la tastiera. Tengo sempre la posizione di Mi, quindi il numero 1 lo metto sul Mi. Attenti alla mano destra, pronti? È un po' laborioso perché a un certo punto c'è da allargare la mano sul re in questo modo, guardate. È meglio forse mettere il 5 poi sul do e fare il passaggio del pollice, in realtà l'indice passa sotto. Con queste dita allora. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 5. La mano sinistra è molto semplice e alla fine avremo questo risultato. Con la chitarra il prof non è molto bravo e lo sapete, però si può, utilizzando tutte le note della chitarra, allora leggersi lo step sol. Quindi vi auguro buono studio e al prossimo video. Ciao!